ragazzi, come state oggi? Ciao! Vi ricordate quando per l'ultima Blind Bag Weekend che abbiamo fatto, immagino? Credo di sì. Abbiamo recensito i Minions Minis, per l'esattezza queste palline? Sì, esatto, e voi ci avete risposto che belli, quando ne recensisci altri? E abbiamo avuto qui un'incredibile botta di sedere, per non dire altro. Esatto, perché giochi preziosi, guardate cosa ci ha mandato! Ci ha mandato un'intera scatola di Minis, proprio come in edicola, vedete? Insomma, una cosa incredibile. Sì, e sono ben 30 palline. Sono tantissime, quindi penso che ne dividerò metà oggi e metà nel prossimo Blind Bag Weekend. E poi ci ha mandato anche questo blister. Sì, esatto, sono prodotti dagli stessi che hanno fatto gli Shopkins, quindi questo blister è praticamente identico. E poi anche degli hanger, sempre Blind Bag. Sì, esatto, vedete. Quindi questo è davvero un enorme Blind Bag Weekend giallo Minions. Sì, e ti ricordi, per tua nonna il giallo portava sfiga. Già, esatto, mia nonna avrebbe dato fuoco a tutto, quindi già. In ogni modo, ringraziamo quindi i preziosi per tutti questi minis. Evviva! Se no ci saremmo sbancati, non avremmo più un soldo. E vi ricordo che il 27 agosto esce il nuovo Despicable Me 3, cioè il nuovo cattivissimo Me 3. E fateci sapere se andrete a vederlo, noi sicuramente sì. Sì, però probabilmente in inglese perché siamo molto affezionati alle voci originali. E comunque partiamo da il blister. Come potete vedere è davvero davvero simile a quello degli Shopkins, quasi in tutto e per tutto. E qui c'è scritto ovviamente Minis, quindi vuol dire che ne faranno anche di altri film, immagino. C'è scritto Despicable Me, che è il nome originale di Cattivissimo Me. E poi c'è scritto trova i rarissimi Jail Minions, quindi Minions in galera, perché dal trailer sembra che i nostri amici si faranno un viaggio dietro le sbarre. Poveri Minion arrestati. Sono consigliati dai 5 anni in su e ce ne sono più di 75 da collezionare, un po' come gli Shopkins, sono davvero tantissimi. E questi sono quelli che ci ha mandato Preziosi. E vi ricordate, questo l'avevamo già trovato in una blind bag. Eccolo qui. Quindi abbiamo già il nostro primo doppione. Però non abbiamo nessuno di tutti questi. Mi piace quello che suona la chitarra. Sì, è molto molto tenero, lo vedremo meglio dopo. Ma un minion è segreto, non sappiamo qual è, quindi. Già, speriamo sia un ultra raro. Questo è il retro del blister e ci dice che potremmo essere abbastanza fortunati da trovare un Golden Minions, quindi un minion dorato. E qui ce ne fa vedere alcuni, quindi ce ne sono più di uno. E qui, come al solito, ci dice: collezionali tutti, collect them all, spendi tutti i tuoi soldi. Yeah. E poi qua ci dice: riuscirai a trovare l'introvabile Unigoat? Se vi chiedete che cos'è un Unigoat, è una capra con un solo corno. Forse. La bambina, come si chiama? Forse Agnes lo vedrà nel film e penserà che è un vero unicorno. Potrebbe essere forbice, effettivamente. Lo scopriremo con il film. Comunque, il retro della scatola è come un enorme booklet e ci fa vedere alcuni dei minions che potremmo trovare all'interno e la loro rarità. E ricordiamo che c'è anche il Corgi, che non è un minion, ma noi lo vogliamo assolutamente trovare. Esatto, perché è come il cane di Elisa. È anche comune, quindi speriamo davvero di trovarlo. Questo blister con i personaggi visibili tranne uno, quindi magari per iniziare è diciamo il migliore, perché potete scegliere i vostri minion preferiti, diciamo, e vedere se vi piacciono o meno, costa 12 euro. Quindi apriamolo subito per vederli più da vicino. Ok, questo è quello che troviamo all'interno della scatola. Un personaggino è segreto e lo guarderemo per ultimo. Abbiamo anche un personaggio che non è un minion, ma è Lucy, la moglie ormai di Gru, che penso sia nella sua versione hawaiana, perché vedete ha le mani un po'. Sembra che stia ballando la hula. È stampata abbastanza bene, ovviamente è un pochino super deformed. E anche lei, come tutti questi minion, super squisciosa e molle. Così potete proprio farla ballare, guardate. Quindi abbiamo lei. Poi abbiamo un altro minion della stessa serie. Quindi della serie hawaiana che vedete suona un ukulele, che anche lui ha tutti i fiorellini, in questo caso rosa, ed è felicissimo. Guardate che occhietti, è adorabile questo minion. Poi abbiamo un minion che è appena finito in galera. Come potete vedere, è felicissimo. Non capiamo perché, forse non ha capito dove si trova. Voglio credere che sia così. C'è scritto jail, che è il carcere, e il suo numero di matricola. E anche lui è super molloso, è dipinto molto bene, ma mi fa ridere che è contento. È contentissimo di essere in galera. Forse perché è un posto dove finiscono i cattivi, però vabbè, ok. Poi abbiamo il nostro caro doppione. E poi abbiamo lui, che ci sta simpaticissimo perché ha un cappellino con scritto I love Gru. Quindi io amo Gru. Yeah, amo Gru. Molto carino. E anche le sue manine sono super morbide. Poi ci arriva, come al solito, il booklet, che è una collector's.
guide, quindi ci sono tutti i Minion che possiamo trovare. E guardate, quello che abbiamo trovato, che è Minion Foto Segnaletica, è un'edizione speciale. Non pensavo si potessero trovare in questi pack. E tutti quelli che vanno in galera sono edizione speciale. È vero. E ce ne sono davvero un bel po'. Poi abbiamo trovato Lucy della collezione hawaiana, che è rara. Già, è vero. E abbiamo sbagliato perché il Minion che suona l'ukulele è un Minion in vacanza. Ed è comune. È molto carino però. Dei Minion in sciopero. Questo mi fa molto ridere. Ho visto nel trailer quando vanno in sciopero. Mel, eccolo qui. Tutto contento. E anche lui è comune. Apriamo adesso quello segreto. Ed è... Oh, c'è una base. O meglio dire uno stand. Ed è un Minion trasparente vestito da bambina. Ve la ricordate questa scena? Era in Cattivissimo Me 1. Però potrebbe essere raro perché vedete, è trasparente. E mi piaceva tantissimo questa scena quando andavano al centro commerciale. Tra l'altro guardate, lo stand è brandizzato Minis. Quindi penso proprio che sia raro. È bellissimo! Fa parte della serie famiglia. È Miss Minion ed è ultra rara. Quindi grandioso. Wow, gli ultra rari quindi sono dei Minion fantasma. Sì, perché sono trasparenti. Bellissimo. Quindi questo è quello che ho trovato nei blister da 12 euro. E ogni pallina costa circa 3,50 euro. Io li trovo davvero adorabili. Cioè guardate la mia mini famiglia. Aggiungiamo anche lui che abbiamo trovato la volta scorsa. Però capisco che il prezzo è un pochino alto. In ogni modo guardate quante palline abbiamo da aprire. Come vi avevo già detto la volta scorsa, mi piace tantissimo che la pallina potete anche appenderla. Anche se non capisco bene l'utilità della cosa. Magari volete fare un albero di Natale a tema Minions. E in questo caso queste palline sono perfette. Cavolo Elisa, se facessimo un albero di Natale pieno di palline gialle Minions, tua nonna tornerebbe da l'oltretomba per ammazzarci. È vero, gli ho detto che mia nonna pensava che il giallo portasse sfiga. In ogni modo eccolo qui senza la cartina e apriamola. Se avete visto la mia vecchia recensione ormai saprete che all'interno di ogni pallino c'è un booklet e il nostro personaggino. Wow! È un Minion surfista! E sapete che ho fatto surf qualche settimana fa, quindi mi sta particolarmente simpatico, anche se sembra fare il gradasso. Vedete, ha questa faccia tipo yeah baby e dietro la sua tavola. Usa una single fins ed è in costume, quindi a piedi nudi, e mi fa molto ridere. Fa parte della famiglia vacanza ed è comune. E nella nostra seconda pallina... Oh, questo non è un Minion. L'unica cosa che non mi piace molto di queste blind bag è che potete trovare dei personaggi come questo, che fanno parte, diciamo, dello sfondo. Questo, per chi non lo sapesse, è un tiki. Sono degli spiriti hawaiani. E quindi sì, se nella vostra prima pallina trovate un personaggio come questo, effettivamente. Infatti è nella serie hawaiana ed è anche molto comune. Potrebbe davvero capitarvi come prima pallina. E sarebbe una sfiga allucinante, parliamone. Apriamo la nostra terza pallina. E qui c'è un doppione. È lui, quello che spazza le foglie. Ora ne abbiamo tre uguali. È più che un doppione. Questo è un altro Minion on strike, quindi in sciopero. È un cartello che ho scritto Be bad, cioè sii cattivo. E l'altro sulla pancia, forse appena mangiato, non lo sappiamo. Ed è adorabile. Mi fa ridere che si chiama Minion che picchetta. Ed è molto comune, comunque. Ma è davvero carino. Oh! Questo è un altro Minion in vacanza e come potete vedere ha trovato un nuovo cappello. È una stella marina, che sfigato. No, è adorabile, però a lui non sembra molto felice qui, un po'. Ed eccolo qui, anche lui è comune. Abbiamo trovato giustamente un sacco di comuni. Sì, ma sono tutti molto carini. Sì, è vero. Oh, e questo è bellissimo, è un Minion delle caverne. E anche questo arriva dal film Minions, ve lo ricordate? Quando si vede come sono nati i Minions. Ed è adorabile, guardatelo! E lui fa parte della collezione Minion attraverso il tempo. E questo è il primo che abbiamo trovato di questa collezione e si chiama Cro-Minion. È ovviamente un gioco di parole con l'uovo di Cro-Magnon. Geniale! Abbiamo trovato una delle ragazze e anche lei arriva con uno stand ed è fatta davvero bene. Non mi ricordo il suo nome. Ha sempre questo cappello rosa in testa. Forse tutti quelli della famiglia arrivano con uno stand allora. Lei si chiama Edith ed è anche lei comune. Qui abbiamo un altro Minion in spiaggia, quindi penso sia della famiglia in vacanza. E mi piace che si sta per chiudere nel suo asciugamano. Ah, guardatelo com'è felice. E anche il retro è dipinto, questo è davvero un nice touch. È adorabile, anche lui a piedi nudi. E questo amico è raro. E questo fa parte dei Minion della famiglia ed è Baby Minion. Anche lui andava al centro commerciale. Ed ha questa faccia un pochino... però adorabile. Ed è comune, questo l'avevo già visto prima.
Un altro Minion in vacanza, anche lui è comune, l'ho visto prima ed è bellissimo, guardate. È fuori dall'acqua con le pinne, il boccaglio e vabbè, la maschera ce l'aveva già. E non sembra felicissimo, ma a me fa decisamente ridere. Mi spiace, scusa. Ok, mettiamolo qui. Ormai sto finendo lo spazio. Abbiamo un doppione che avevamo trovato nel blister, eccolo lì. Questo mi fa pensare che se prendete le palline dalla stessa scatola, probabilmente non troverete nessun doppione. E questa è una cosa da tenere in considerazione, decisamente. E qui dentro abbiamo... un altro Minion in vacanza. E questo sta facendo tubing, cioè quando scendete per gli scivoli d'acqua sul salvagente. Sembra davvero soddisfatto di quello che sta facendo. Ed è anche raro, ridendo e scherzando abbiamo tutta questa parte della famiglia in vacanza e ci mancano questi qui in basso. Questo non fa parte dei Minion in vacanza, ma fa parte dei Minion hawaiani. Ed è molto molto contento di avere questo costume. Guardatelo, yeah! Questo Minion si chiama Jerry ed è comune. Abbiamo ancora due palline da recensire per oggi. Ah, questo Minion invece è molto contento di avere una mazza afferrata in mano. Penso che faccia sempre parte dei Minion in sciopero, ma mi fa molto ridere che è davvero contento di avere questa mazza afferrata in mano. Ed avevo ragione, eccolo qui, e anche lui è comune. Ed è un altro doppione, un altro Minion delle caverne, è comune. E questo è l'unico doppione che abbiamo trovato però in questa scatola. Ed ecco tutti i Minion Minis che abbiamo trovato oggi, li abbiamo divisi per famiglia. Il mio preferito finora penso che sia lui. Cioè, è questa espressione che mi fa troppo ridere, è bellissimo. Il mio preferito invece è questo. Oh, il Minion delle caverne, ne abbiamo ben due di questo. Sì, ed è bellissimo, cioè guardatelo, è tutto pelliccioso, arriva dal passato, è il mio preferito. Quindi per oggi abbiamo aperto 15 blind bag e questo è quello che abbiamo trovato all'interno. Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti, se avete iniziato a collezionarli, chi avete trovato, se avete trovato il corgi, non c'è uscito, no, neanche questa volta. E prima di finire apriremo uno degli hanger che ci ha mandato, sempre preziosi. C'è scritto serie 1 e mystery hanger, cioè portachiavi misterioso. Tutti li possiamo anche trovare nella serie minis, questi immagino siano più grandi. Vediamo. Abbiamo trovato il Minion con la mazza ferrata. Anche da attaccare allo zaino è molto divertente. Insomma, vi attaccate allo zaino un Minion che ha una mazza ferrata in mano ed è contentissimo. Sembra quasi minacciare chi cerca di rubarvi la roba dallo zaino, tipo ho una mazza ferrata. In ogni modo è molto carino, è fatto molto bene ed è dipinto altrettanto bene. È la versione grande, è di plastica rigida, di quello Minis. Vedete, questo è molle, questo è rigido ed è molto molto carino. Cosa ne pensate? Avete già iniziato magari a prendere gli hanger? Fatemi sapere tutto nei commenti, se acquisterete qualche altra blind bag dei Minions, se siete contenti che abbiamo altre 15 blind bag da aprire dei Minis. Vi lascio anche una card con un sondaggio così posso vedere le vostre risposte lì. Esatto, e noi vi ricordiamo che siamo su Facebook, Instagram e Twitter, giusto? Sì, e Twitter. E ci vediamo dopo domani con una nuova recensione e un vlog. Esatto, quindi restate su questi schermi, dicono così in TV, credo di sì. E grazie per seguirci sempre e per tutti i commenti adorabili che riceviamo. Vi vogliamo bene, a presto, ciao! Ciao! Bene, ora la mia scrivania è invasa. Che palle!